Ciao a tutti, noi siamo Uncle Bard and the Dirty Bastards. Chi è Uncle Bard? Lui. Abbiamo appena suonato qui al Abruzzo Irish Festival, è stata una bella serata e sono sobrio. Questa è la premessa. Per chi non ci conoscesse, facciamo musica folk. Abbiamo un po' di concerti in giro. Suoniamo domani a Subiaco. Poi suoneremo al Busto Folk settimana prossima. Dov'è il Busto Folk? A Busto Arsizio. Tu sai dove è il Busto Arsizio? Una terra di merda. Una terra di merda. E di dove siamo noi? Di Busto Arsizio. Una terra di merda. Poi dove che suoniamo? Ah, suoniamo da qualche altra parte sabato. Comunque non siamo preparatissimi su questo. Poi fra 2 settimane siamo in Francia. Andiamo in Francia. In Germania. Svizzera. Insomma, si fa un bel giretto. Senti Guido, parlami della band. La band che vuoi sapere? Ma come siamo, da quanto suoniamo? Come siamo nati? Suoniamo dal 2007. La formazione non era questa. C'era comunque sempre lo zio Bardo, che è il nostro capostipite, nonché boss, nonché capo supremo, nonché capovaro. Gran visira. Ah, però c'eravamo. Abbiamo anche una new entry, vieni qui, dai. Vatti avanti. Abbiamo preso acquisito, adottato dal Brasile. Abbiamo preso perché mi piace mangiare gli arrosticini. Il nostro nuovo batterista, Luca. Lui è il penultimo entrato, che è il gran maestro Luca Crespi. Presentati Crespi. Grandissimo il nostro maestro. Che cosa suoni? Suono dei tubi forati. Mi metto in bocca, flauti. E vabbè, la cornamusa, va bene. Ma abbiamo anche soprattutto l'ocarina. Abbiamo l'attivo un po' di lavori, l'ultimo, il più recente, si chiama Get the Folk Out. Puoi mostrarlo? Questo potete vedere. Bene. Potete vedere lo zio Bardo sul trattore. Ecco. Nel suo habitat naturale. Ecco qua, vediamo se si vede. E dopo questo minuto possiamo fregiarci della peggiore intervista che sia mai stata fatta nella storia.